capace di essere generoso in senso cristiano, perché ha trovato nel suo spirito tutti i presupposti per la generosità. Non ha fatto fatica. Si sapeva anche privare con gioia, senza che lo pregassero, proprio spontaneamente, per vedere gli altri contenti. Le parole di mamma Valeria sono risuonate ancora una volta presso il gremito Salone Riunioni di Cascina Moreni lo scorso 26 maggio. Sono quelle registrate nel corso di un'intervista da lei concessa a commento di un video in cui sinteticamente è stato ricordato il sacrificio di Fabio Moreni, di Sergio Lana e di Guido Puletti, sacrificio consumatosi 26 anni fa mentre i tre volontari portavano aiuto umanitario alle popolazioni bosniache segnate dalla tremenda guerra nella ex Jugoslavia. Si è aperta così la serata conclusiva del quarto premio letterario Fabio Moreni alla presenza dei giovani partecipanti, dei loro familiari, dei docenti e dei dirigenti scolastici, ma anche della giuria esaminatrice, dei rappresentanti del Comune di Cremona e dell'Ufficio Scolastico Provinciale che con Fondazione Moreni hanno consentito anche quest'anno la perfetta riuscita dell'iniziativa. Iniziativa caratterizzata dal più alto numero di adesioni mai registrato, 52 in tutto. Di questi, 49 sono stati presenti il giorno la prova, un autentico successo, anche se la speranza è che già l'anno prossimo si possa fare ancora meglio. Dopo i saluti rivolti ai molti presenti dal vicepresidente di Fondazione Moreni Gianluca Rata, si è proceduto alla lettura dei 10 elaborati selezionati, lettura affidata quest'anno al talento della giovane attrice Claudia Scaravonati. A 6 dei partecipanti, Franco Gibellini, Matilde Donarini, Letizia Ferroni, Rachele Masocchi, Sofia Rotondi e Giorgia Coppini, sono stati consegnati i relativi diplomi con le motivazioni per le quali i loro elaborati si sono distinti. È stata poi la volta di Elisa Anglois dal liceo Aselli di Cremona, cui è stato assegnato un premio speciale intitolato Lidia Azzolini, recentemente scomparsa, benefattrice di Fondazione Moreni, per la partecipazione emotiva che si evince dalle argomentazioni addotte. Sul podio prima classificata è stata Veronica Marchesi del liceo Racchetti da Vinci di Crema, per il consapevole excursus storico che l'autrice ha saputo strutturare, conciliando i contenuti del curriculum scolastico con la propria esperienza personale, esposizione articolata che evidenzia possesso degli strumenti linguistici. No, non me l'aspettavo, però sono contenta. Ho cercato un po' di coniugare quello che ho studiato a scuola, principalmente l'aspetto filosofico, con la mia esperienza quotidiana, quindi ho citato una delle mie più grandi passioni che è il teatro, e non lo so se è quello che è piaciuto oppure no. Seconda classificata Vera Bernardi del liceo Vida di Cremona per l'angolatura personale con cui il tema è stato affrontato e per gli esempi efficaci e incisivi esposti in uno stile scorrevole ed appropriato. Davvero non me l'aspettavo, è stata una sorpresa, però diciamo che la scrittura è sempre stata una mia forte passione, sin da piccola ho scritto temi, ho provato anche a scrivere un libro e sono davvero contenta di questo risultato, di aver omaggiato a mio modo questi tre personaggi che hanno fatto davvero la storia nella semplicità, nella quotidianità e nella forza di volontà. Sono davvero felice, grazie a tutti. Terza classificata, Elena Bussini del liceo Aselli di Cremona, per l'originalità con cui è stato sviluppato il tema del volontariato. Il lavoro è arricchito da pertinenti esempi riferiti alla quotidianità. Probabilmente l'aspetto legato al volontariato e alle persone, comunque all'aiuto che certe persone portano verso altre, verso le più bisognose che nella nostra società stanno documentando sempre più. Alle prime tre classificate è stata donata una borsa di studio rispettivamente di 300, 200 e 100 euro. A ciascuna delle loro scuole di appartenenza è stato invece assegnato un buono spesa da 100 euro per l'acquisto di materiale didattico. Altri 100 euro sono stati riconosciuti per il premio speciale Lidia Azzolini. I 10 temi saranno pubblicati come di consueto in un'apposita antologia che sarà disponibile dal prossimo autunno e che verrà presentata nel corso di un incontro tra i migliori classificati e il sindaco di Cremona presso Palazzo Municipale. Alla serata erano presenti anche i genitori di Sergio Lana, il giovane che a soli 20 anni, figlio unico, è stato ucciso assieme a Fabio, suo grande amico. Nel corso della cerimonia sono intervenuti con messaggi di saluto Rodolfo Bona, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, e Riccardo Trioni per l'ufficio scolastico territoriale. Il vicepresidente di Fondazione Moreni, Gianluca Rata, ha chiuso la cerimonia di premiazione dando già appuntamento all'anno prossimo. Questa edizione intanto si è distinta dalle altre perché comunque ogni anno c'è un'evoluzione dell'organizzazione rispetto alla prima edizione del 2016, quindi ogni anno cerchiamo di attuare un restyling.
il dato più significativo quest'anno è stato il numero degli iscritti, che ha rappresentato un autentico boom, perché abbiamo raggiunto la soglia di 52 iscritti, dei quali poi 49 effettivi partecipanti, grazie al coinvolgimento sia di un numero maggiore di scuole di Cremona, ma anche con la partecipazione di due licei importanti di Crema, che hanno iscritto un numero elevato di studenti. Quindi questa è stata la modalità più facile per consentire agli studenti cremaschi di partecipare, ossia recarci noi a Crema con una sede secondaria, con dei rappresentanti che hanno portato l'organizzazione del premio in contemporanea allo svolgimento del tema nella sede di Crema. Bilancio estremamente soddisfacente, la qualità dei temi è sempre più elevata, la qualità dell'apporto, del lavoro della giuria è stato di grandissimo livello, ci ha consentito di fare una scrematura dei primi temi di grande qualità e poi di individuare quelli che effettivamente erano i più meritevoli delle prime posizioni. L'appuntamento per l'anno prossimo è assolutamente sì, sicuramente ancora con la doppia sede di Cremona e Crema e magari con qualche altra novità organizzativa, però prima ancora dell'appuntamento dell'anno prossimo ci sarà l'appuntamento in Palazzo Comunale, il ricevimento tradizionale con il sindaco di Cremona, in occasione della presentazione dell'antologia che racchiude i 10 temi premiati questa sera. Non mancheranno le novità anche per la quinta edizione del premio letterario.